Grazie. Dai, io ho avviato. Benvenuti in questa splendida cortice, un altro gioiello della nostra città, il castello, che è custodito ormai da tantissimi anni da Ferdinando Cesare, quindi la situazione è un'occasione che noi vediamo. Dicevo che è un'occasione questa di far conoscere anche questi luoghi, le persone che gli altri hanno conosciuto, sempre da molti anni, che ha questo programmare con il tuo intero, perché vogliamo creare quella suggestione che non è soltanto l'effetto della moratoria, ma anche la ringraziamo innanzitutto il custode di questo luogo che ci ospita stasera e ringraziamo ovviamente tutti quanti voi che nonostante questa giornata dagli impagni che si vede, meno a forza di dire, ma comunque ugualmente impegnativa dal punto di vista del canto, siete con noi ad ascoltare e una conversazione, che è una conversazione diciamo che possiamo necessariamente tenere ogni momento a portata di mano, una conversazione sui libri, sappiamo che sono un bene ormai prezioso per chi lo conosce, per chi lo coltiva, non lo è altrettanto per gran parte dei nostri della comunità all'interno della quale viviamo, non soltanto locale ma in generale, cosa vogliamo dare ascolto ai dati sulla lettura e soprattutto su quello che ci raccontano i dati di Stato. Però noi siamo interferiti, tenaci e con il nostro circolo dei lettori, il nostro presidio del libro che ha una vita trentennale in questa città, continuiamo a seminare perché sentiamo la necessità e l'esigenza di condividere con altri le buone letture. Ecco, l'altra prerogativa di Libri da Mare, del circolo dei lettori, di questa rassegna che non è l'unica che noi svolgiamo durante l'anno, diciamo che durante l'anno, da gennaio a dicembre, portiamo avanti una serie di percorsi, di letture per bambini, per adulti e rassegne ormai consolidate anche dal punto di vista storico. Dicevo, è una rassegna, quella di Libri da Mare, che mi piace definire letteraria perché quello che non troviamo, quello che consigliamo insomma di incontrare nelle nostre conversazioni è sempre una qualità e una finezza intellettuale della scrittura e anche nella proposizione, per cui i contenuti e lo stile e tutto ciò che attiene diciamo alla produzione di un libro ci interessa se è qualcosa che poi ci lascia un dono che è quello che ci porterà ancora avanti nella voglia, nella curiosità di leggere. Quindi il libro di questa sera è un libro che non è stato pubblicato di recente, ha avuto di recente una ripubblicazione, è stato riavviato, è un libro pubblicato da Toscano Libri, da un libro di una casa editrice che ha un fondatore che si chiama Beppe Cossa, che è anche l'autore di questo romanzo siciliano del quale stasera si parlerà. È un libro un po' particolare perché, come ho detto in altre occasioni di questa rassegna all'inizio
delle nostre conversazioni. Ibrida Mare ha sempre un filo conduttore che è la compagna dalla prima all'ultima presentazione. E la filo conduttore di quest'anno è la letteratura per ragazzi, un po' perché abbiamo un centenario particolare di percorrere, lo stiamo ripercorrendo in tanti laboratori che stiamo facendo con bambini, con adulti, le nostre biblioteche, l'isola che non c'è, l'Emilia Angelica, ed è il centenario di Calvino. E abbiamo voluto scegliere soprattutto la lezione per ragazzi, ma ovviamente chi conosce Calvino sa che non è un autore per ragazzi soltanto, anche se molto spesso i manuali di storia letteraria lo hanno dato in quello spazio. E dicevo, come coniughiamo la presenza di romanzo siciliano all'interno di questa rassegna che ha questo filo conduttore? Semplicemente perché nel corso della sua esistenza questo libro è stato oggetto anche di scelte da parte della categoria docente e anche genitoriale di presenza all'interno dei percorsi di studio, dei percorsi scolastici. Abbiamo la volta scorsa presentato un libro appena uscito su Manzoni, non possiamo certamente definire Manzoni un autore per ragazzi, però Manzoni lo si studia a scuola e quindi nella stessa dimensione abbiamo accolto anche la proposta che ci è stata fatta di presentare questo libro in Libri da Mare. Quindi io non dirò nulla ancora sul libro, perché ovviamente spetterà a chi seguirà, chi avrà il microfono dopo di me, fare un'introduzione sul libro e anche delle letture. Però mi riservo ovviamente, come tutti quanti voi che invito del resto, a fare delle considerazioni man mano che noi saremo dentro queste pagine. Quindi io ancora una volta vi ringrazio l'autore che è in ascolto ed è virtualmente con noi attraverso i mezzi e gli strumenti della tecnologia che ci vengono messi a disposizione. Ringrazio Graziella De Cillis, che è stata colei che ha proposto a Libri da Mare e al Circolo dei Lettori la presenza di questo libro nella rassegna. Ringrazio ovviamente Zaccaria Gallo, perché è anche stato, il peroratore di questa causa. Io ammetto di non aver conosciuto questo libro se non dopo averlo avuto tra le mani. E ringrazio Vito Davoli, che sarà invece l'illustratore per tutti quanti noi di queste pagine preziose che ritengo, potranno dare a tutti quanti noi questa sera anche un elemento in più per, come dicevo prima, avere modo di approfondire e la tematica e l'autore. Grazie ancora e grazie ancora a Cesare. Lo sparo, il giorno come un altro. Marco ci rifletteva già da molti anni. Si era documentato, informato, ne aveva parlato con qualcuno, altri ne avevano parlato con lui. Aveva cercato un metodo meno violento, forse, e per questo, forse, ne aveva ritardata l'esecuzione. Aveva infine deciso, evidentemente per quello, uno sparo in bocca. Sul momento era sicuro, avrebbe dovuto sentire qualcosa, un dolore, e che forse avrebbe dovuto rifarlo. Ci pensò più volte, guardò l'orologio sul tavolo, pochi secondi e l'urto della pistola che cadeva. Cominciò a ricordare. Ci aveva pensato a lungo,
67 anni prima di decidersi a scrivere. Scrivere il suo romanzo con tutta tranquillità e lucidità, tanto nessuno gliel'avrebbe pubblicato. Non sarebbe mai stato un caso letterario, e poi non ce n'erano più di casi. Mai. Almeno finché non l'avesse scritto a 20 o 30 anni. Poi la paura di dire, di inventare bene, di dialogare con lui, Marco, il protagonista, con il proprio autore, senza che scambiassero le sue belle pagine con memorie personali. Insomma, questo non sarebbe stato il diario che si chiude con il suicidio del protagonista. Tanti scrivono un diario. Quasi tutti poi mischiano film a fatti realmente accaduti. Questo no. Checché se ne potesse pensare Sciascia della Sicilia, questo sarebbe stato un romanzo totalmente inventato, senza mafia né potere occulto e senza le solite cose nostre. Anche i luoghi, gli anni e le città sarebbero stati accuratamente occultati. Quell'anno, di ritorno da Roma, aveva giurato che non ci avrebbe più rimesso piede. La sua città natale era adorata ed era quella la sua terra, il suo porto di mare e di montagna, Etna. Non si sarebbe più mosso. Quello che si poteva fare altrove si doveva poter realizzare anche lì, anzi, doveva proprio realizzarlo nella città che amava. Amava. Era proprio quello il punto. In quella città si amava meglio, cioè si era più sicuri, cioè ancora tu avevi una ragazza e quella era la tua ragazza. A Roma, a Milano no, non ancora. La sua città era proprio provinciale e qui Marco poteva essere l'unico per lei. Gli avevano insegnato che si potrebbe dire meglio, inculcato sin dall'età più tenera, che doveva essere siciliano. Scusate se vi metto da questa parte del tavolo, però è solo per la lunghezza del filo. Barbara Alberti, in prefazione, sottolinea come questo sia l'unico romanzo, scritto nel 1984, dove nella prima pagina il protagonista si suicida e nella seconda resuscita. Già questa impostazione che evidenzia Barbara Alberti ci dà un po' il profumo di questo romanzo, che è obiettivamente uno dei pochi esempi in cui bisogna saperlo leggere. Non basta leggere, non è un romanzo da spiaggia, non è l'armonica di Porti sotto l'ombrellone. È un romanzo per cui il primo sforzo che si richiede al lettore è di entrare dentro, e dopo che è entrato all'interno del romanzo, rileggerlo per capire bene che cosa c'è scritto. Perché Beppe ha la capacità di mandarti da una parte all'altra, quasi volutamente, distrarti. Un po' come diceva Gigi Proietti, quando vuoi far ridere o quando vuoi far piangere, non puoi far solo ridere o solo piangere, devi alternare da una parte all'altra perché si capisca il contrasto e quindi l'altra parte ne venga esaltata. Questo viene fatto in questo romanzo. Però prima di parlare del romanzo, perché vi dicevo che bisogna entrare all'interno del testo, è il romanzo di Beppe Costa. È brutto parlare di personaggio, parliamo di personalità, perché se capiamo la personalità dell'autore probabilmente capiamo anche, o perlomeno intuiamo anche, perché questo romanzo. Beppe Costa, recentemente ho letto sui social un dibattito che si è sviluppato a proposito dell'intellettuale, di che cosa deve essere l'intellettuale. Nella prefazione di questo libro c'è scritto, vi riporto le parole di Barbara Alberti: tra
35 anni dopo rileggo Romanzo siciliano di Beppe Costa, da poco ripubblicato da Pellicano Libri, e mi entusiasma più di allora, questa è Barbara Alberti che scrive, perché dal 1984 questo libro vede il tempo nostro ed è la vulcanica profezia di una catastrofe morale insieme al racconto di una vita passionale. Il romanzo, tradotto in molte lingue, fra cui inglese, francese e spagnolo, è presente nelle biblioteche di Mezzomondo, è un capolavoro di coscienza, della coscienza e del paradosso. In Romanzo siciliano tutto è rivoluzione. Il pensiero, lo stile, lo sdegno, l'amore con lampi di folle ironia. E Barbara Alberti che scrive, ha individuato in 3-4 parole, 4 pensieri, il fulcro del romanzo. Perché dicevo, rimandiamoci alla personalità del protagonista, dell'autore. Beppe Costa è prima di tutto poeta, scrittore, ma è fondatore della Pellicano Libri. La Pellicano Libri è una casa editrice che ha avuto da sempre per vocazione quella di pubblicare autori generalmente esclusi dal panorama letterario editoriale, dai grandi circuiti. Poi quando senti i nomi di questi autori c'è possibile. Anna Maria Ortese, per esempio. Goliarda Sapienza, per esempio. Alberto Moravia. Dacia Maraini, oltretutto tutti i suoi amici personali, e così via dicendo, fino ad Arnoldo Foà, fino ad Antonino Caponnetto, Dario Bellezza, che era suo amico intimo, con il quale hanno viaggiato per mezza Italia tra reading di poesie e presentazioni di libri. Perché richiamavo la figura dell'intellettuale prima? L'intellettuale deve essere una figura di rottura, se lo vogliamo considerare come era intellettuale Pasolini in rapporto ai suoi tempi. Lui tra l'altro l'ha pure conosciuto. L'intellettuale di rottura non è, passatemi il termine, poco letterario e poco da manifestazione colta. Non è un rompicoglioni, non è uno che non gli va una cosa e la dice. L'intellettuale osserva la sua realtà, la approfondisce, dopodiché propone. Barbara Alberti parlava di profezia. Si può essere intellettuali dissenzienti solo se si è in grado, pensate a Pasolini, di sviluppare una profezia. Pasolini vedeva 40 anni fa quello che noi oggi stiamo vivendo sulla pelle e aveva profetizzato, non aveva solo criticato. Indipendentemente dalla parte politica o sociale che andava a criticare, Pasolini non si poneva questo problema. Perché ho fatto questo paragone? Quando nasce il romanzo siciliano nel 1984, immaginate quegli anni in rapporto alla situazione, per esempio, della mafia. Siamo esattamente a 10 anni prima di Via Capaci, quindi probabilmente nel pieno dello sviluppo della mafia. L'ottica di romanzo siciliano è quella di osservare quella realtà attraverso gli occhi dell'autore, per cui non ne rimane fuori né la situazione personale, chiave di lettura della situazione nazionale, sotto i profili sociale, antropologico, pedagogico, sociologico, culturale. Beppe Costa esisteva prima della sua prima applicazione una legge Bacchelli, si chiama, che non era mai stata applicata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana stanzia un vitalizio a chi ritiene essere meritevole di particolari contributi dal punto di vista sociale, sportivo, letterario, culturale. Quando questa legge è stata approvata non è mai stata applicata fino a quando Beppe Costa, personalmente, con i fascicoli, non è andato alla Presidenza del Consiglio, segretario Amato, e ha presentato una richiesta di
applicazione della legge Bacchelli non per sé, per Anna Maria Ortese. Anna Maria Ortese riceve per la prima volta la legge Bacchelli grazie a Beppe Costa. 2 anni fa, quindi dopo circa un ventennio da quella, no, forse di più, da quell'applicazione della legge, 2 anni fa la legge è stata riconosciuta anche a Beppe Costa. Beppe Costa pubblica autori che non pubblica nessuno. Nel Maurizio Costanzo Show, il video è disponibile su YouTube, gliene rende merito lo stesso Costanzo, sottolineando proprio questo fatto, di essere un personaggio sui generis perché investe lì dove sa che non arriva nulla. Un investimento a perdere è un investimento di passione. Se sono appassionato di letteratura, di cultura, pubblico, non importa se entrano o non entrano soldi. Beppe Costa è anche nipote, o meglio suo nonno in seconde nozze, e Muglia è il primo editore di Pascoli, è amico personale di Giovanni Verga. Sembrano assurde queste cose, quando me le raccontate, io sono rimasto un po' così. Voglio raccontarvi questo aneddoto che è personale, però non so se lui vorrà o no, però lo faccio lo stesso. Giovanni Verga, che frequentava casa di suo nonno, pare che una volta, intrattenutosi a parlare col nonno, dopo che aveva scritto in Malavoglia, pare che abbia espresso una punta di razzismo rispetto a questi poveracci che lavoravano, i pescatori, i protagonisti dei Malavoglia. No, così lo voglio dire anche per evitare di rendere divini personaggi che probabilmente sono semplicemente autori che hanno scritto dei libri, poi senza nulla togliere, per carità, Giovanni Verga, nessuno lo tocca, però il gusto di un aneddoto di vita vissuta, per chi come me, insomma, Giovanni Verga era una voce sul libro e te lo dovevi studiare per forza, ti piaceva o non ti piacevano, poi conosci lui che ti dice, sai, mio nonno lo conosceva, è un dato curioso. Come ho conosciuto Beppe Costa, anche questo vi voglio raccontare, non perché sia necessario il formale excursus biografico dell'autore, ma perché se comprendiamo la personalità dell'autore probabilmente entriamo meglio e prima nel romanzo. La prima volta che io ho letto Romanzo Siciliano facevo la terza media ed era uno dei due libri che c'era stato, dovevo avere un docente che era molto avanti, perché oggi quando l'ho letto in età adulta mi son chiesto io stesso come ha fatto a proporre un libro così a un 14enne. I due libri che ci avevano proposto quell'anno furono Tutta Blu di Tommaso Di Ciaula e Romanzo Siciliano. Romanzo Siciliano lo lessi in estate. È uno di quei romanzi, quelle opere letterarie, alle quali credo di dover dire grazie per aver sviluppato la passione per le lettere. Che cosa voglio dire? E sarò critico nei confronti della scuola. Finché quelli che una volta si chiamavano programmi ministeriali continueranno ad avere quel cammino così fissato, stabilito, e si considera perlomeno doverlo valutare 2 o 3 volte un testo del genere prima di affidarlo a un 14enne, quando lo leggerete capirete anche il perché, io credo al contrario di aver sviluppato una passione letteraria proprio grazie a testi come questo, così lontani dall'Accademia, così lontani dalla forma, così lontani dall'Ottocento, così lontani dalla muffa, non che queste cose siano sinonimi, però quell'equivoco in cui spesso si può inciampare quando ci si mette a studiare per la scuola, quando un testo così ti dà la chiave di lettura di una realtà che tu puoi misurare, puoi toccare, probabilmente anche sul piano inconscio sviluppi l'idea che la letteratura, un libro, ti può aiutare ad osservare al di là di te stesso, che magari la vita, il mondo, non sono solo quelli che tu vedi, da qualche altra parte c'è qualcos'altro, c'è qualcun altro, si vive in modo diverso, noi viviamo nel mondo occidentale purtroppo con l'idea che il mondo sia tutto così. In realtà noi siamo il 30% del pianeta, l'altro 70% ha problemi di acqua e di cibo. Ma non lasciamo stare questo discorso.
capite bene che la personalità di Beppe Costa serve ed è necessaria proprio in virtù dell'ingresso all'interno di questo romanzo. Lui personalmente, ma qui posso solo garantirlo io come persona che lo conosce, è esattamente questo tipo di persona. Lui comincia a parlare di un fatto, se ne va da un altro. Magari il primo era tragico, il secondo è comico, il terzo di nuovo tragico. È così. È un modo di approcciare alla vita, è un modo di approcciare alle cose che sono tipiche, e questo lo ripeto, lo sottolineo, di un intellettuale. Perché l'intellettuale è chi si fa tramite tra la vita reale e la percezione della stessa rispetto alla società, alle persone che ci circondano. Non voglio essere considerato un gesto d'affetto, io Beppe Costa lo ringrazio, continuo a ringraziarlo, perché poi dopo aver letto quel romanzo passano 30 anni e me lo ritrovo amico su Facebook, l'autore che in terza media avevo letto, per cui per me aveva un sapore e ancora oggi ha un sapore molto particolare. Nei brani che andremo a leggere noterete questo andirivieni, questi picchi di assoluto lirismo accanto a picchi di assoluta prosaicità. Amore, mafia, rapporto personale con se stesso, rapporto con gli altri. Ascoltiamo gli altri brani da leggere, dopo magari ci soffermiamo un attimo a scambiare quattro chiacchiere. Grazie Vito. Parte molto importante in questo romanzo anche sono le esperienze amorose che il protagonista ha nel corso della sua vita, e sono delle esperienze molto spesso forti e sconvolgenti, come anche tenere e delicate, e quindi diventa parte integrante e addolcente delle vicende umane che riguardano, non so, la mafia, la droga, gli attentati. Addolciscono quello che è il percorso dell'autore, che ricerca nelle donne che incontra l'amore, quello vero, quello che magari gli era mancato dall'inizio, dagli esordi, dall'adolescenza, dall'infanzia. E lui ne incontra tante donne che l'hanno voluto bene, che l'hanno usato, che l'hanno deluso, che l'hanno ferito. Però lui è sempre stato fiducioso in questo, perché l'amore ci credeva e per lui era molto importante. Maria, la più sicura di sé, anche per il fatto di essere di Taormina, l'invitò ad andare ai giardini pubblici. Pochi passi, non mancava niente per far desiderare un tuffo nel vuoto o un tonfo nel cuore del nostro Beniamino. Lo scenario era magnifico, degno di Madame Butterfly, film d'epoca. Marco si sentiva ricco e pieno di affetti per l'umanità intera. C'era l'amico, c'era Maria che un paio di volte per strada gli aveva preso la mano così, per gioco, non rendendosi affatto conto della pericolosità del contatto, la mano sinistra del birillo di Marco. Ma soprattutto ancora non c'erano gli amori liberi, le femministe, il 68, Reagan e Berlinguer. Poi, appena arrivati, si sedettero su una panchina, anzi Maria sulla spalliera, così che le sue gambe erano proprio accostate al viso di Marco, che col volto di imbecille al primo anno di università le chiese: «Come te la passi qui? Pensate, come te la passi qui?» Sono domande da governo Tambroni, anch'esso d'epoca. Maria per fortuna rise, non rispose. Marco sgruntò, poi mosse sul sedile di ferro. Prese tempo, mentre di colpo Giorgio si alzò, scusandosi perché andava a bere. «Come ti chiami?» tentò altra carta di dialogo Marco sul cretino con laurea. «Non te lo ricordi?» sorrise Maria per niente turbata. «Sì che me lo ricordo, per dire qualcosa», sempre più insicuro Marco. «Come per dire qualcosa?»
Non hai nient'altro da dire? Non vuoi sapere niente di Taormina? Prima era parsa cosciente della bramosia e della concupiscenza del ragazzo. Poi, evidentemente, aveva pensato fosse solo scemo e cercava di buttarla sul turistico. «No», fece pronto Marco, mettendo in dubbio ancora i dubbi di Maria. «Non dirmi niente di Taormina. Voglio scoprirla poco a poco, farmene un'idea tutta mia». Forse fu questa la prima frase intelligente che poi aprì tutta una serie di amicizie e di avventure, e la sua abitudine di fare effetto con la parola, visto che fisicamente non era un granché. Venuta così per caso, e Maria lo guardò, sorrise, tornò seria, infine, stavolta con molto calore e tenerezza, gli prese la mano. «Puoi venire sempre a trovarmi. Maria, sei bella», esclamò Marco con impeto, e sono d'accordo con lui. Se non mi soffermo su questo dialogo, il lettore mi scusi, gli evito un inutile spreco di tempo che poi è spazio di scrittura e quindi pagine, cioè costi maggiori. Rimando così per dialoghi di questo tipo ad altri autori, Liala per i più temerari, oppure Ercole Patti, Aaron Robbins, eccetera. Marco decise che era finalmente innamorato di Maria, e a quei tempi si poteva dire con serenità, senza che nessun intrigante in agguato ti dicesse: uno, che l'amore è una cosa seria e non si può dire così velocemente dopo pochi minuti alla prima che incontri; due, anche se sei innamorato non dirlo mai per primo, se no ti comprometti; tre, che sono cose d'altri tempi. Ma poiché la storia che narro non è di questi tempi, lui gli disse: «Lo giuro, Maria, ti amo». Lei arrossì, deglutì, fece una risata frenata, gli prese la mano e gli disse: «Come sto bene». «Soltanto questo?» chiese lui deluso. Non si era ancora ai nostri tempi, ma le donne, si sa, sono sempre in anticipo, e anche allora qualcuna, più di chiedersi o giurare sull'amore, preferiva dire quello che provava. «Come sto bene», Maria provava. In questa maniera iniziò la prima, la più bella e forse unica storia d'amore di Marco. Tutto il resto fu crudeltà dall'una e dall'altra parte. Dico che qui ci cediamo la parola anche all'autore, se riesce a dirci qualcosa. Beppe? Beppe, mi senti? Sì, okay. Un po' a scarti. Parlaci tu del tuo romanzo. Molte cose non mi devo capire, quelle vere. E tu hai cercato di... Perché quel romanzo è scritto nel 1984, dove già l'ombra della... Ed era il periodo... Io lavoravo nel primo giornale di Giuseppe Pava, detto Vivo, e era pagato dai quattro cavalieri dell'Apocalisse, cioè dai quattro mafiosi che erano stati arrestati, perché saltavano le antenne, cominciavano a saltare le antenne e venivano e si provocavano incendi laddove c'erano iniziative di televisione e di radio locale. Certo, dovevo innanzitutto ringraziare il pubblico e le persone che hanno consentito questa possibilità, date le circostanze anche dello sciopero, non sono potuto arrivare, quindi io spero che si senta bene. Dicevo, lavoravo in quel giornale e facevo rischiare a Pippo Fava alcune querele, perché quel giornale scrivevano di mafia tutti, ma lui no. Lui era un giornalista dell'Espresso Sera, di proprietà di un altro signore che è stato arrestato a oltre 90 anni per un giorno solo. In sostanza, le situazioni nelle quali vivevano erano due essenzialmente.
Io ero appena separato e avevo molti amici che erano disperati perché venivano, si interrompevano le lotte d'amore, quindi chiedevo l'informazione su come fare a separare, come reggere, altri che mi parlavano di suicidio. E quindi mi era venuta l'idea del suicidio. Pensate oggi che gli innamorati, anziché suicidarsi, commettono efferati delitti. Quindi, come dire, abbiamo fatto un passo avanti. Quindi l'idea è stata quella. E la prima parte, perché questo era un romanzo che voleva anche giocare sul linguaggio, l'avevo pubblicato in tre tempi diversi, come l'ho chiamato specificamente il sceneggiato, perché andavano molto di moda gli sceneggiati. E il primo, la prima parte, il romanzo siciliano qualunquista per compagno e per fascista, già dal titolo non poteva avere un grande successo in, nel nostro paese, anche se c'era l'Ora di Palermo, Paese Sera, c'erano diversi giornali, giornalisti che erano molto più attenti di come oggi è la stampa, e quindi c'era un po' di libertà e molta speranza di andare avanti. Avrei voluto parlare di quelle, meglio di questo tempo, che sono gli anni prima che il cavaliere scendesse in campo, perché incontravo Pippo Paolo, incontravo anche altre persone facendo attività con l'arte. E poi, proprio un paio di giorni prima, il mio grande amore che c'era in quel momento, era una ragazza per cui ero molto affezionato, ma avevo anche un amico che era disperato perché lo stavano lasciando, la sua compagna lo stava lasciando. E accadde che disse alla mia compagna: vada a consolare, parlaci tu. Bene, sono felicemente sposati. Non so se si coglie. Si coglie. E infine poi l'altra cosa che mi temeva in quel tempo di speranza e di mafia era la, era un'altra. Utilizzare altri linguaggi, non so mai capito se ci sono riuscito. E la prima parte era un linguaggio che chiamerei il sinistrese, la seconda un po' più impegnata politicamente, la terza l'ultima più delicata e dolce, insomma. Questo è lo punto che ho avuto. E allora in quella notte tremenda che la mia ex compagna mi disse: l'ho consolato talmente bene, siamo innamorati. Ma poi come nei film americani, sono innamorati in tutte, accade tutto. Preso da una certa disperazione ironica, perché anche la disperazione è ironica, mi buttai sulla macchina da scrivere, molto meglio scrivere sulla macchina da scrivere, e scrisse le prime 100 pagine. Ecco, questa è in breve la storia. Grazie Beppe, la testimonianza diretta di chi ci ha messo il nero su bianco. Adesso inviterei Zaccaria Gallo, che ha scoperto su questo romanzo una parte bellissima, intensa, e voleva presentarcela. Sì, Zaccaria, avvicinati qua perché... Intanto buonasera Beppe, buonasera, come va? Ecco, eccoci qui, dunque. Ciao Beppe. Ecco, così mi è più comodo sentire. Noi sappiamo che tu volevi essere qui perché ami questa città, ami il mare, quindi ti è costato non essere con noi. Allora abbiamo fatto in modo che comunque ti si potesse vedere e sentire, soprattutto adesso alcune cose che io dirò e che non so se tu sarai d'accordo o se saranno d'accordo anche
il mio amico Vito Davoli. Dunque, romanzo siciliano. Beppe, io ti ringrazio per avermelo dato, perché io non lo conoscevo, quindi sono uno di quei poveri italiani che a scuola non ha letto romanzo siciliano. Ma come ci mai fa? E quindi ho dovuto leggermelo in questi giorni, anche perché in effetti avevo detto a Rosaleuci e a chi dirige in questa maniera bellissima tutta la rassegna di questo del presidio del libro, che non poteva mancare Beppe Costa ai libri in questa rassegna, per la caratura che lui ha rappresentato e per tutta la serie di cose, di persone che si porta insieme, e quindi era assolutamente necessario che tu ci fossi. Poi il treno, gli aerei pare che domani non funzionino, non so se qualche cosa funzionerà da quando c'è uno che si occupa delle strade e delle comunicazioni in Italia. Vabbè, ma noi siamo fortunati, ogni tanto ci capita di avere qualcuno che è bravo a dirigere il traffico in Italia. Dunque, ti devo dire la verità, quindi qui vorrei che venisse vicino a me Vito, cerchiamo di fare, esiste in italiano il trialogo? Il dialogo sì, il trialogo non lo so se c'è. Quindi siamo in tre e quindi facciamo questo trialogo. Allora, che cosa mi ha ricordato? Io non lo so se poi tu hai un ricordo così, dopo aver finito di leggere il libro. A me ricorda innanzitutto Viaggio al termine della notte di Ferdinand Céline. È un po' Candide di Voltaire, un po' Baudelaire che tira fuori i fiori dal male, e poi le invettive dantesche che ogni tanto compaiono in questo libro. Quindi diciamo che quattro Céline, che è Céline, il viaggio al termine della notte è un viaggio infernale, tutto sommato, e, con una serie di personaggi che non suonano con quello che c'è in Candide. Non è un caso che Candide poi viene riscritto da Sciascia, che scrive anche lui Candido di Voltaire. È un viaggio, un'avventura, diciamo già dalla prima parte, perché è una trilogia, sono tre parti, quindi è diviso in tre parti. Questo l'avevamo già capito, l'aveva detto anche l'autore. Però è un viaggio che incomincia come un viaggio infernale, perché quello che sta nella prima parte è di una terrificante realtà. E poi eventualmente ci entriamo in questo fatto. La seconda parte è una parte quasi assimilabile a una specie di purgatorio, perché incomincia a comparire l'amore, ma incomincia a comparire l'ironia, che è qualche cosa che può salvare dall'inferno, no? L'amore è la terza parte che teoricamente dovrebbe portarci a un paradiso, anche perché poi si intitola, e qui Beppe ti devo dire, straordinario il titolo, Un male felice. Come può essere un male felice? Che cosa ci può essere di male che può essere felice? È un male che può dare felicità, se non l'amore. E vedete, c'è questo avvicinarsi a questo paradiso, che però è un paradiso perduto, perché poi non si può dire come finisce. Quindi le ultime pagine le dobbiamo per forza lasciare così, perché chi si spara in bocca non si spara in bocca, ma succede altro. Qual è l'altro personaggio fondamentale di questo libro? È la Sicilia.
è la Sicilia, è la Sicilia con tutto quello che per noi è la Sicilia. E la domanda è: la Sicilia è un'isola? Beppe, la Sicilia è un'isola. La Sicilia è un'isola, no? È un'isola che ha contato, diciamo, e conta tuttora nella storia politica, sociale, letteraria, di come siamo noi meridionali, noi italiani. Ma è proprio così? Ma siamo tutti siciliani? Portiamo noi un DNA che praticamente va dalla Sicilia fino alla Lombardia, al Trentino, eccetera, in tutte quelle manifestazioni che sono tipicamente siciliane? Perché leggendo, diciamo che gli italiani sono tutti lombardi, sono tutti piemontesi, hanno qualche cosa di napoletano tutti, no. Esiste questo cromosoma della sicilianità che tu chiami, io chiamo sicilianità, tu lo chiami, mi è difficile anche pronunciarlo, sicilisitudine, che poi sicilisitudine sarebbe attitudine o attitudine, e cioè è un diario siciliano, un diario siciliano che è scritto da Marco, anche perché poi io, chi è Marco? E chiediamocelo chi è Marco. E poi un siciliano può scrivere senza mai parlare di mafia? Sono tutte domande queste, quindi ce l'abbiamo tutti, io sono siciliano, ce l'ho il DNA di siciliano, sì o no? Quando qualcuno dirige, che ne so, una rivista, un programma televisivo, un qualche cosa in cui deve comandare, non assume un atteggiamento quasi siciliano perché ha bisogno di avere dei cortigiani attorno, che sono un po' i picciotti, lui è al centro, e chi non fa quello che dice lui non lo spara a pallettoni da noi. In Lombardia non si spara a pallettoni, si spara magari a parole, si spara troncandogli le gambe, dicendo che magari non è un intellettuale, no? Oppure che è un mediocre, insomma, no? E perché? Perché si è allontanato dal padrino, è padrino, è padrino, insomma. Allora, questo padrino, il padrino, non c'è sta soltanto in Sicilia, Beppe, sta da tutto Vanne, perché l'Italia è una grande provincia. A parte alcune, ma e quindi nella provincia è come crescono i padrini, eh? In Sicilia le corna e il tradimento sono tutt'uno, ma c'è questo stereotipo che ci portiamo dietro della Sicilia. Allora io mi fermo un attimo, però la domanda che io devo fare è questa. Ma anche perché c'è un momento in cui tu, Beppe Costa, fai una affermazione, anzi la fa Marco a nome tuo, e dice che la Sicilia non è solo mafia, Mondello e Taormina. Dice tre cose importanti: è mafia, sappiamo che cos'è, Mondello sappiamo che cos'è, e Taormina sappiamo che cosa significa in Italia, in Sicilia. Ma Sicilia è stato Sciascia, è stato Pirandello, è stato Verga, è stato Vittorini, Quasimodo, Bufalino, De Roberti, Scamilleri, se volete, Guttuso, che io ho conosciuto. Attenzione, non lasciamoci trascinare da stereotipi che poi ci allontanano dalla verità. Certo, ci sono dei buchi nella storia siciliana, tuttora lo sono, anche perché
Personalmente ritengo che le trattative mafio-Stato non siano mai cessate. E quindi il tuo romanzo, visto da questo punto di vista, continua ad avere una grande attualità. Marco chi è? Chi è Marco? Non esiste. Non esiste, non perché non sia un personaggio o perché sia l'alter ego dell'autore. Non esiste in quanto vita reale. È il filtro attraverso cui si legge, per come l'ho letto io il romanzo, è il filtro attraverso cui si legge il rapporto tra l'uomo, il rapporto con la sua terra, il rapporto con il suo paese. Non c'è nulla in questo romanzo che non passi da una parte all'altra continuamente. Non si può dire è un romanzo d'amore, perché nella terza parte parla d'amore. Non si può dire è un romanzo civilmente impegnato e basta, perché c'è questo discorso a proposito dei rapporti Stato-mafia. Non si può dire che sia un romanzo scritto in un certo modo, perché anche sul linguaggio andrebbe fatto un discorso molto più ampio, perché ci sono almeno tre registri diversi, tre sono le parti, tre sono i registri diversi dal punto di vista linguistico, e tre registri sono utilizzati per comunicare tre cose diverse in tre modi diversi. Non perché abbia scelto volutamente questo tre, bello il parallelismo di Zaccaria con i regni danteschi, non ci avevo pensato, però effettivamente è un percorso acuto. Però per tornare a Marco, per come l'ho vissuta io e come l'ho letto io il romanzo, non c'è, non esiste. È una figura solo rapportabile agli eventi oggettivi descritti nel romanzo. Sì, il dialogo è bello perché uno può pensare in una maniera, l'altro la pensa in un'altra maniera, l'essenziale è che poi dopo non litighiamo, insomma, e l'altro non. E quindi ognuno rispetta poi. Marco siamo noi. Marco siamo tutti noi. Marco è il prototipo della persona che nasce dall'incontro di uno spermatozoo con un ovulo, perché c'è nella seconda parte questa bellissima. Questo bellissimo inizio, no? Marco incomincia a vedere se stesso dentro all'ovulo e poi nel momento in cui viene fuori viene abbracciato da una grassa levatrice che incomincia a spupazzare, e tutto quello che accade è esattamente tutto quello che accade o è accaduto a moltissimi di noi. Ci sono alcuni passi, io ne ho parlato anche con Beppe, in cui mi sono ritrovato e gli ho detto: ma tu non mi conoscevi, io non ti conoscevo, come hai fatto a raccontare la mia, una delle mie storie? Ma esatto, quello con Giulia, anche perché poi Giulia è il personaggio di cui mi sono innamorato, e diciamo che Giulia è un po' come la Beatrice, diciamo, compare con la sua musica e lo gira eccetera, però poi dopo scompare e si dedica alla musica eccetera. C'è un passo che si rifà a un momento storico importante che abbiamo attraversato dagli anni 60 o 68. Lui dice giustamente, ci ricorda, il 68 incomincia in Francia, il 70 incomincia in Italia, il 72 incomincia in Sicilia. Quindi, ecco, diciamo, però aveva dentro di sé tutta una serie di cose che sono accadute in quegli anni. La comune, lo stare insieme, il fatto che finalmente la donna e l'uomo avevano avvicinato le loro distanze, quindi si poteva stare insieme e condividere le idee, storie, eccetera. Ma sono gli anni in cui incomincia a circolare la droga in maniera terribile, vertiginosa. È qualcosa che poi si è inserito all'interno di tutto il movimento giovanile, del movimento del 68. Sono le due degenerazioni, perché una è stata la droga e l'altra è stata la droga dell'EBR, quindi diciamo che questi sono i due estremi in cui si sono arrivati. E c'è questo passo che, se io ho il tempo, volevo leggere, è il passo in cui Marco si trova nella comune quando
il suo amico Jonathan, con cui lui è, si sta drogando. E ritengo, ecco, questo è uno dei passi che rende ragione di quello che si diceva prima, questo alternarsi di drammaticità e di apertura, di, anche perché poi Marco è un uomo solo, solo anche quando sta con gli altri. Marco è uno che ha bisogno di essere amato, vuole essere amato e amare. E chi non lo è? Ecco perché dico chi è Marco, ma siamo noi, insomma, tutto somma. Vuole essere onesto e gli dicono ma non fare l'onesto, perché gli onesti sono fessi, no? Vuole la verità, dice ma tu non dire sembra la verità, se no se tu dici la verità non ti faranno mai fare un concorso, non lo vincerai mai, tu non devi dire la verità. Naturalmente tutto questo condito dall'ironia tipica proprio di Beppe Costa, che non conoscevo e che è molto pungente. Eh? Ah, sta caricando, si sta scaricando il computer. Che devo fare? Ah, non perdiamo tempo. Allora, Marco si sentiva bloccato in ogni parte del corpo. Chissà, forse era solo lui drogato. Silvio si contorceva in terra, gli si sedette accanto, gli prese la mano che respinse. Parlava a scatti, a bassa voce, poi urlando, il viaggio sta per finire! Marco si avvicinò ancora di più alle labbra di Silvio. Nessuna stazione attende avanti, forse. Inutilmente sprecate, non c'è aria, labbra aperte, chiude, chiudo tutto, fantasia. Un po' aiutami. Silvio adesso stava urlando. Marco era impaurito. Accadeva qualcosa di diverso dalle altre volte, si rimproverò di essere lì. Non c'entrava in mezzo a quella gente. Erano tutti estranei. Ripensò l'itinerario, era lo stesso. Comunque doveva e ci sarebbe arrivata, era una scelta consapevole. Prese di nuovo la mano di Silvio, gliela strinse forte, non venne respinta questa volta. Jonathan si avvicinò e gli prese l'altra. Non viene nessuno. Voglio alzarmi, controllare la statura. Non vedi che rimpicciolisco, non posso chiamare nessuno? Nessuno? Quanta fretta per Dio, domande, risposte, rumore, amore, sapere, non ho imparato, io non ho imparato, non c'è niente da imparare, droga, colore, calore, madre, padre, moglie, figli, droga. Incolato il mondo, idioti, nessuno sa, sappia, abbia tempo, nessuno, droga, l'accette, silenzio. Finite si scende, non è stato gratis, orecchie automatiche, per un'altra stazione almeno qualche metro ancora, mi buttano giù, fuori, l'amore morto da Adamo, compresse, sposto il cervello, colore di giallo, corro, sento carezze di ricordi, uccidono, stracci, frullato, amaro, non aver paura, vieni, venite, qui c'è l'inferno, bello, chi è in fondo? Lasciatemi le mani, sono mie, soltanto mie. E non voglio, chi chiama? Spegnete il sole, acceca. Dio? Già, Dio vita, Dio luce, Dio morte, Dio droga, Dio già, Dio amore. Per nulla, Dio amore falso, osceno. Dio vita per errore, non voluta neppure goduta, Dio caso. Sento un buco nel petto. Io penso che dobbiamo dire grazie quando si pubblicano i libri. Riprendo il discorso iniziale di Rosa Leucci, che sa quanto noi abbiamo amato e amiamo e abbiamo fatto e faremo, nonostante l'età, il caldo, qualche acciacchetto che può intervenire, ma faremo, perché siamo consapevoli
che un libro come questo è un libro che non va letto una sola volta, scusa, sono d'accordo con te, perché il primo impatto è un impatto estremamente difficile. Vi dico la prima parte, o meglio, c'è la parte in cui c'è un attacco violentissimo alla Chiesa, un attacco violentissimo alla Chiesa che però parte da un dato di fatto importante, che nei seminari o nei collegi si pregava stando in ginocchio, e mi fermo lì, eh? chi capisce, e lui lo dice in maniera, Marco passa attraverso questo inferno e si porterà dietro questo inferno alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di quella cosa fondamentale che cerchiamo in tutti i libri. Quando noi parliamo di amore, non diciamo queste parole in maniera banale. Io quando ne parlavamo nella presentazione del libro nell'altra sera, la rifaremo domenica, anzi domenica siete invitati, questa volta ci spostiamo in un'altra zona bellissima di Bicelli, che è la chiesa di Santa Margherita. Parlavamo d'amore, quando parliamo d'amore non intendiamo la banalità dell'amore, ma intendiamo quella porzione di sacro che è dentro questa parola, ed è la ricerca che tutti gli autori fanno quando cercano di scrivere qualche cosa attraverso dei libri. Sentono di voler amare l'umanità, lo fanno scrivendo e sperano che chi legge riesca a prendere quest'amore e se lo porti dentro al cuore per tutta la vita. Leggete questo libro, vi aiuterà. Mi dite che ho preso molto tempo. Si è staccato? No, sta da buttando. Io vado, se uno non mi dice freddo. Aspetta, che vabbè, lui ce l'ha detto, c'è da fare. Riesci Marco? Sì, perché si è scaricato il computer. Va bene, mettiti là, dai. Ok, così riusciamo a vedere Beppe ancora. Ok. Almeno per i saluti. Sì, grazie Antonella. Lascia fare, un attimo solo, che stiamo cercando di recuperare Beppe dopo il computer che si è scaricato. Cosa Marco? Ti sbuzza la chiamata. Vado. Ecco, Marco adesso sapeva esattamente quanto fosse falso il possesso e quale estrema difficoltà provava a definire ogni cosa. Ricchezza e povertà, bello e brutto, vita e morte. Dell'infanzia che ricordava sempre con maggiore tenerezza, c'era quel pezzo di spago a mostrare la sua proprietà, e con lo spago il divertimento, il possesso. Recording in progress. Dopo l'inizio di una grande inutile fatica che oggi, dopo tanti anni, ritrovava identiche in moltissime parti del mondo, identica anche se colorata da quel colore televisivo che rendeva anche il più efferato ed orripilante delitto piacevole. Quello spago era in mano ad un bambino libanese, o indiano, o curdo, o romeno,
Oh, chissà quanto lungo avrebbe potuto farlo un elenco così. Ed il commento sempre uguale al più simile. E questa solidarietà degli albanesi che trovano ricca la Calabria, agli svedesi che trovano meravigliosi gli italiani, il qualunquismo che si interrompe perfino il pensiero, se non c'è nulla da fare, per Dio. Si muore per tutto, dal più meschino affaruccio di quattro soldi, dallo spago appunto fino alla droga miliardaria. Ogni cosa si ricicla, perfino i vecchi mobili della nonna, buttati giù, rifiutati perfino da robbi vecchi, diventano qualche generazione dopo un lusso di inestimabile valore. Che resta? Resta di leggere il giornale? Quale che non sia pieno di ricatti, menzogne o magari semplici imbecillità, di eserciti di imbecilli, parenti di potenti? Così gli appariva tutto uguale, dappertutto. Quel rifugio, sebbene a quell'età, per fortuna, era stato l'unico a mantenerlo giovane. Quella voglia di giocare l'amore, di nascondersi sempre, di non arrivare mai alla fine. Ecco, adesso, solo adesso era finito. Non avvertiva alcun dolore di gelosia, non doveva far paragoni, non aveva nulla da temere. Perché ogni cosa, almeno in apparenza, era chiara, visibile e quindi non più capace di impaurire. La consapevolezza che tutto ciò che è effimero ha la meglio. Quindi la fine del gioco, la fine dell'adolescenza che esattamente coincide con l'arrivo improvviso della vecchiaia. Quale altra necessità c'era da soddisfare? Quale altra scoperta essenziale avrebbe dovuto fare per avere un minimo di voglia di conoscere? Nessuna, almeno credeva. Una grande delusione era venuta da Dio, poi dai partiti, ancora dai miti, quindi di sé, infine, di quel sentimento forte, invincibile e non definibile, che era l'amore. A quel punto non sentiva il bisogno benché minimo di spostarsi verso la finestra e guardar fuori. Non poteva esserci nulla che lo potesse interessare. Poteva benissimo guardare dentro se stesso e appariva tutto ciò che i suoi occhi avrebbero potuto vedere. Infatti è inutile girare lo sguardo. Si finisce sempre per vedere solo ciò che si vuole vedere. E gli occhi, nel senso fisico, non volevano vedere più, come in una pellicola, si era concluso il nastro. E non avrebbe fatto nulla, in nessun caso, per mutare quella situazione. Gli stava bene così, tutto bene così. Grazie Beppe, ti abbiamo recuperato. Col computer, t'avevamo perso. Chiamerei Vito per l'ultima parola, poi Rosaleuci per i saluti. A te, Vito. Mi vedete? Sì, ti vediamo, Beppe. Tu goditi Marco, noi ci godiamo te. Capite bene quello, probabilmente un po' meglio quello che volevo dire inizialmente a proposito della funzione dell'intellettuale e del fatto che di fronte a un libro di questo genere non si possa fermarsi su un solo tema, come se, di questo io sono personalmente convinto e l'ho trovato ben tradotto in Romanzo Siciliano, come se fare letteratura d'amore volesse dire scegliere di non fare politica, come se scrivere di sociale volesse dire non fare altro. No, non è così. Il tratto comune non è così per me. Il tratto comune, sono molto d'accordo con Zaccaria quando ha chiuso il suo intervento a proposito della funzione o della posizione dell'autore, il tratto comune è un
una forte passione, rapportarsi alla propria realtà, e se è realtà non può non essere poliedrica, variopinta, sfaccettata, con passione, la stessa passione che personale ci metto nell'amore, nel rapporto con una persona, la stessa passione civile che ci metto nel rapporto con la politica, con la società, con l'ingiustizia della mafia. Volevo leggervi un brano, ma eviterò per non perdere tempo. E chiudo semplicemente invitandovi a leggere il romanzo siciliano, e forse pretendo troppo, a leggerlo più di una volta, perché dalla mia personale esperienza, la seconda, la terza e la quarta volta ho letto 2, 3, 4 romanzi completamente diversi. Completamente diversi. Apro il momento Parmacotto, che è quello di Sofia Loren accattata a Virl, e faccio una marchetta. In questo caso le detesto le marchette, però in questo caso lo faccio volentieri, vi spiego anche il perché. Da quando ci conosciamo abbiamo buttato giù alcune pubblicazioni, antologie internazionali, con la collana che lui aveva fondato con Dario Bellezza, Inediti rari e diversi, che dopo anni ha voluto recuperare. Abbiamo pubblicato antologie internazionali come D'amori, di delitti, di passioni, una storica antologia curata da Marco Cinque, giornalista del Manifesto, che si chiama Signor No, altre pubblicazioni di autori, di poeti singoli, monografie. La sua ultima raccolta di poesie inedite, tutte queste pubblicazioni all'interno della collana Inediti rari e diversi sono tutte fatte per raccogliere fondi in beneficenza. Verranno donati, compreso il romanzo siciliano che lui ha messo a disposizione, verranno tutti donati, gli introiti saranno tutti donati a Gazzella Onlus, che è un'associazione che si occupa di bambini, purtroppo nelle aree della striscia di Gaza, feriti da bombe, insomma in quelle realtà che conosciamo, perlomeno dai TG conosciamo. E già un paio di bonifici sono stati fatti da Marco Cinque, se andate sul suo profilo trovate proprio le ricevute dei bonifici. Il testo romanzo siciliano contribuirà a raccogliere questi fondi per Gazzella Onlus. Io vi ringrazio, ho finito qui. Grazie. Allora, anche da parte mia, grazie particolare all'autore che abbiamo conosciuto anche meglio questa sera attraverso le parole direttamente lette da Graziella De Cinis, che ringraziamo, del suo libro Romanzo Siciliano, attraverso l'intervento di Zaccaria Gallo, che come sempre è stato lungo ma illuminante, e quindi lo ringraziamo altrettanto, e attraverso gli interventi di Vito Davoli, che hanno esplicitato una serie di considerazioni che sicuramente ci hanno dato una mano a comprendere questo libro, che devo, non dirò una cosa originale perché è già stata detta, devo affermare anch'io, è un libro complesso, sono più registri presenti, io direi che ci sono oltre i 3 registri delle 3 parti, sottoregistri altrettanto complicati e complessi, pertanto la sollecitazione a leggerlo non una ma più volte non è peregrina, perché è talmente condensato e talmente difficile da comprendere anche per un adulto nella prima lettura, che sicuramente richiederebbe e richiederà, per chi lo vorrà anche utilizzare a scuola, una guida molto ma molto, come dire, presente nell'intera lettura. Quindi la complessità dei registri io credo sia una ragione d'essere del libro, proprio perché, così come è stato giustamente ben detto, è un libro che non presenta una storia, che ha un esordio e un epilogo, presenta più storie. Quando ci sono più storie, noi siamo semplicemente,
pervasi dall'idea che quel libro non sia un romanzo soltanto, come dire, come narrazione, ma sia un romanzo che abbia a che fare con la complessità della vita. Ci sono due tendenze ormai consolidate nella nostra storia letteraria, che sono quelle della, come dire, della narrazione dentro la realtà, e questo è uno di quei racconti che fanno fede a questa tendenza. Ci sono, c'è l'altra tendenza di lettura della realtà dall'alto, da un altro punto di vista, che è quello della fantasia, che è quello, come dicevo all'inizio, di Calvino, che è quello di Ariosto, che è quello di tanti altri autori della nostra storia letteraria. Non per questo, però, tutto ciò che si scrive legandosi ed essendo nell'agone della realtà non sia altrettanto degno di significato e di nota. Quindi io ringrazio Beppe Costa per avercelo donato, ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi fino a questo momento, e vi auguro, come auguro a tutti quanti noi, di fare ancora altrettante buone letture, perché soltanto con le letture si diventa migliori. E questo mi pare che sia abbastanza inequivocabile se ci guardiamo intorno e ci guardiamo anche verso quella che è la nostra classe dirigente. Chiudo qui. Beppe, volevi dire due parole? Vuoi salutare? Sì, volevo ringraziare naturalmente e mi fa scoprire delle cose che avevo dimenticato, che la vita è, insomma, va vissuta non da morto, non da fantasma, non da indifferenza, perché l'indifferenza che c'è in questo momento, in questa massa di disinformazione su tutto, è pericolosissima. Grazie a te, Beppe, è stato un piacere, grazie a tutti. Volevo dire anche che chi dovesse comprare il libro, Beppe appena qui a Biceglie, faremo un firmacopie dove farà la dedica e la firma sui libri che sono stati acquistati. Come ha detto Vito, ciò che viene raccolto con la vendita dei libri viene devoluto direttamente alla Gazzella Onlus, a cui Beppe è molto legato. E quindi niente, chi vorrà farlo, poi successivamente, penso appena finirà tutto sto marasma di scioperi, Beppe sarà di nuovo con noi e quindi potrà farvi la dedica e la firma. Grazie, grazie Beppe, grazie per tutti.